Ciao, bentornati sul canale. Oggi, dopo vari video di Halloween in cui mi sono trasformata in strega, in bambola rotta, in regina di cuori pazza, eccetera, ho deciso di ritornare alla normalità, o quasi, facendo questo trucco un po' diverso dagli altri. Ho deciso di fare questo effetto praticamente più scuro ai due lati degli occhi e poi un colore luminoso solamente al centro, degradé e sfumato verso l'alto. Ho deciso di utilizzare questa tinta di NYX che alcuni di voi mi hanno chiesto di far vedere in azione, perché ho fatto il video haul di NYX insieme a mia sorella in cui vi abbiamo mostrato tutte le tinte e volevo farvi dei video in cui ve le mostravo applicate. Questa è una delle mie tinte preferite, io adoro il colore, in estate è fantastico ma anche in inverno molto molto particolare. È un trucco bellissimo secondo me per un'occasione, una festa, anche per le feste di Natale che arrivano o tutte quelle volte in cui vogliamo un trucco un po' più particolare. Ci tengo a fare una piccola parentesi, voglio ringraziarvi tantissimo per seguirci sempre e scriverci tanti commenti carini. Infatti, come mia sorella vi ha detto anche nel video in cui mi preparo con voi, uno degli ultimi video in cui chiacchierava sul bullismo, l'amicizia, il rispetto, vi ha parlato un po' anche di YouTube, dei social. Appunto, quando ci si mette in gioco si possono sia ricevere commenti positivi che critiche. Noi siamo abbastanza fortunate, non ci è mai capitato mai commenti brutti, cattivi, come può succedere magari ho visto che altri youtuber si lamentano di questa cosa. Spero che la cosa vada avanti, che siate sempre clementi con noi, anche perché l'importante è sempre fare tutto nel rispetto dell'altro, perché non vuol dire nascondersi dietro una tastiera o potersi permettere di fare tutto, di dire tutto quello di cui si ha voglia, magari cose che non si avrebbe il coraggio di dire vis-à-vis. E noi appunto siamo abbastanza fortunate per le nostre follower e soprattutto negli ultimi tempi, visto che stiamo curando il canale un po' di più, vediamo proprio una crescita del canale, che ci fa molto piacere, anche una crescita Facebook e dei vari social in generale. Abbiamo raggiunto da poco il traguardo dei 3000 iscritti al canale e abbiamo anche superato, quindi io vi ringrazio tanto del supporto che ci dimostrate, che per noi significa davvero tanto, perché significa che il canale gira, è visto da più persone sono invogliate ad iscriversi, ci aiutate a camminare verso il nostro sogno, che è quello appunto di diventare tra virgolette famose, ma più che altro, più che famose, alla ricerca della popolarità, il fatto di lavorare per quello che è la nostra passione, essere conosciute, magari fare delle collaborazioni con aziende importanti, proprio il fatto di lavorare per quello che è il nostro sogno, la nostra passione. Quindi grazie mille per i vostri commenti, per essere sempre carine, per le nuove iscritte e tutte quelle che verranno. Non mi perdo più in chiacchiere perché sto parlando tantissimo, vi ho introdotto un po' il trucco, quindi vi lascio al tutorial che spero vi piaccia, un bacio! Ciao. Inizio applicando il fondo dopo aver idratato ovviamente la pelle. Oggi ho fatto uno scrub e i vapori, quindi mi sono un po' uccisa il viso perché sono uscite fuori tutte le impurità che ovviamente non ho potuto fare a meno di toccare, quindi se vedete dei rossori questo è il motivo. Comunque inizio applicando il fondo, come vi dicevo. Dati i rossori sul viso ho bisogno di una maggiore coprenza e quindi vado ad applicare un fondotinta ultra coprente, che è il Double Wear della Estée Lauder nel colore Rattan. Lo applico con un pennello duo fibre, questo è sempre il mio amato 130 di MAC, che è appunto un pennello duo fibre, ottimo per applicare il fondotinta. Ragazzi, mi sono resa conto che manca meno di un mese a Natale, cioè quasi un mese a Natale, e mi sta venendo l'ansia, non ho fatto ancora niente, nessun programma, nessun regalo. Infatti ho detto, è anche tempo di iniziare a caricare trucchi natalizi, e poi dico, ma Natale è tra un mese. Una mia amica che ha già fatto i regali, e io sono ancora a zero, non ho la minima idea di quello che andrò a regalare, e mi sa che è ora di mettermi all'opera. E niente, presto dovremo anche iniziare a fare tutorial natalizio, visto che c'è gente che li ha già caricati, che li sta già proponendo. A me sembra talmente presto. Dopo aver applicato il fondo passo il correttore. Poiché in questo periodo mi sento un po' la pelle più disidratata, vado ad applicare un correttore idratante, che è il MAC Select Moisture Cover nel colore NW25. Bene, adesso vado ad incipriare la base con la cipria color banana, per dare un po' di calore al volto e rendere la pelle più opaca, per mantenere appunto più a lungo il trucco.
Lasciamo per il momento la base, vado a fare un occhio e ci vediamo per l'altro. Inizio definendo il sopracciglio con un marrone scuro, opaco. Questo è Brun di MAC. Pettino prima il sopracciglio all'insù e poi lo vado a definire. E poi allungo un po' la fine delle mie sopracciglia. Con quello che resta sul pennello vado a riempire un po' la zona anteriore. E dato il look abbastanza deciso sugli occhi, ho deciso di non sovraccaricare le sopracciglia, come faccio sempre con le lane in gel, ho utilizzato un semplice ombretto. Adesso sugli occhi vado ad applicare un po' di fondotinta, quello che è rimasto sul pennello, giusto per eliminare qualsiasi discromia e andare a dare comunque una base leggera, cremosa all'occhio. Potete utilizzare anche il primer. Utilizzo una matita Kajal, e in questo caso utilizzo la matita al verde viola nel numero 10. Alverde è una marca di cosmetici tedeschi biologici e naturali, molto molto buona. Questa matita me l'ha portata la mia amica appunto dalla Germania. Potete trovarla, se non sbaglio, nei supermercati Natura, sì. Vado a fare un look un po' diverso dalle altre volte, quindi lo vado a scolire, scolile, sembro una cinese a volte, mi partono le R. Vado a scurire solamente i lati dell'occhio e al centro andrò ad illuminare. Quindi parto dall'angolo interno. Avete bisogno di una matita morbida per fare questo lavoro, quindi una qualsiasi matita Kajal. Faccio una specie di triangolo e poi anche nella parte esterna la stessa cosa. Ovviamente adesso sono ciociara, mi partono i vari accenti mentre parlo, non lo so perché. Vabbè, ovviamente facciamo sempre un triangolo anche da questo lato e lasciamo la parte del centro scoperta. Ho dimenticato di applicare il colore di transizione nella piega, quindi lo faccio adesso. Applico l'ombretto Circle di Nabla, che è questo qui, un color malva. Quindi questo sarà il nostro colore di transizione. E lo applico nella piega dell'occhio, portandomi leggermente al di sopra. Andiamo a sfumare la matita. Molto leggermente. Sfumiamo bene le estremità. Adesso per fissarla andiamo ad applicare un ombretto. Io utilizzo questo viola scuro della MAC che si chiama Indian Ink. Potete utilizzare qualsiasi viola scuro opaco. Applico appunto al di sopra della matita per sfumarla e fissarla. Dopo aver sfumato la matita vado ad applicare dei pigmenti di MAC nel colore Kitsch Mask, che vi scrivo qui sotto, che ragazzi sono alcuni tra i miei pigmenti preferiti, sono stupendi. È questo lilla romantico, super brillante, e sono super super d'effetto quando applicati. Per una resa migliore, per renderli più intensi, vado a spruzzare il pennello con un po' di acqua. Io in questo caso uso l'acqua termale di Aven. Per chi non lo sa, i pigmenti appunto rendono meglio quando bagnati, sono molto più intensi, dal colore molto più cangiante. Li vado ad applicare solamente al centro, la parte che non abbiamo toccato. Guardate ragazze, che bellezza. Madonna, stupendi, stupendi. Sfumiamo le estremità, dove appunto due colori si congiungono. Poi prendo di nuovo Circle di Nabla, il malva, e lo applico sempre nella piega. Questo ci aiuterà a sfumare ancora meglio il tutto. Nella parte inferiore dell'occhio andiamo ad applicare sempre la stessa matita di verde e viola, quindi l'applico nella rima interna, la vado a sfumare con il viola
che abbiamo applicato per sfumare le due estremità, quindi che era Indian Ink di MAC. Lo metto nella parte iniziale e alla fine lo mischio con del nero. Vado a congiungere la parte inferiore con quella superiore all'esterno dell'occhio. Ora sulla parte al di sotto del sopracciglio vado ad applicare una cipria compatta. Io uso la MAC Studio Fix, potete utilizzare anche un correttore, qualsiasi cosa di una tonalità color pelle che ci vada a ripulire un po' questa zona di sotto del sopracciglio. Intanto è venuta mia sorella, che io chiamo Hitler, a controllare il mio operato, altrimenti se non ho operato bene mi manda alla camera a gas stasera. Ogni giorno c'è il controllo della Gestapo in casa, il controllo su tutto, adesso il controllo sul trucco. Non è vero, ragazze. Ma qualche giorno vi farò. Solo che mia sorella è molto sbadata, quindi bisogna starle dietro. Qualche giorno vi farò dei video su come mi tratta. Che ogni giorno c'è il controllo che devo passare, altrimenti rischio la vita. Sì. E vado, mi manda la camera a gas a morire. Vado a piegare le ciglia, applico un mascara, in questo caso applico la Love Extreme della Essence su ciglia superiori e inferiori. Ragazzi, non so se vi ho mai parlato, mi sa di sì, quando ho fatto il video sulle mie ciglia preferite. Velour è un brand canadese ideato da due ragazze che fa ciglia di visone, molto popolare in America. Io queste le ho comprate quando vivevo a Londra, ce l'ho da 3 anni, sono ciglia di visone, cruelty free. In pratica quando il visone cambia il pelo, i peli vengono raccolti, sterilizzati e si creano queste ciglia di visone bellissime. Sono davvero doppie, molto molto soffici quando applicate sugli occhi, e questo brand crea davvero dei modelli molto molto belli, variegati. E appunto la particolarità di queste ciglia è che sembrano ciglia naturali pur essendo finte, e durano fino a 30-40 applicazioni, ma anche di più, perché io ce l'ho da circa 3 anni e sono intatte praticamente. Le pulisco con un cotton fioc e dello struccante delicato come il Bioderma, una lozione micellare, e sono appunto come nuove, quindi consigliatissime se siete a caccia di ciglia finte. Anche se io ultimamente mi sono appassionata al brand House of Lashes, di cui vi ho sempre fatto il video di ciglia finte, che sono sempre ciglia sintetiche, però non sono di visone. Le usano tutte le celebrity come Beyoncé, Lady Gaga. Se volete curiosare potete dare un'occhiata sul loro sito velourlashes.com, credo sia il sito. Comunque se scrivete Velour Lashes vi compare. Quindi ho incollato le ciglia. L'ultima chicca del trucco occhi è illuminare l'angolo interno. Vado a prendere Water Dream di Nabla, che è questo bellissimo ombretto super pigmentato brillantinato. Lo applico solamente nell'angolo interno per illuminare questa parte. Questo conclude il trucco occhi, passiamo al resto del viso. Vado a riscaldare un po' l'incarnato con una terra opaca, io ne sto utilizzando una della Bourjois. Porto il prodotto nell'incavo dello zigomo, lo sfumo verso le tempie e anche al di sotto della mascella. Formo un 3 retroverso, o se vogliamo una E, in questo modo. Per fare un po' di contouring applico la Shade & Glow di Nabla nella colorazione Cameo. Applico solamente il prodotto nell'incavo della guancia. Per assottigliare il naso applico lo stesso prodotto di Nabla. Come blush applico il Dusty Rose di MAC. Illuminiamo un po' il volto con il Soft & Gentle di MAC. Applichiamo il prodotto anche al centro del naso, sull'arco di Cupido. Non ci resta che passare alle labbra, che con piacere di alcune di voi che me l'hanno richiesto
vado a colorare con il NYX Liquid Suede nel colore Sway, che è questa bellissima tinta della NYX lilla intensissima, che non ho ancora usato in questi video, però vi ho parlato nel video haul di NYX insieme a mia sorella di tutte le tinte che abbiamo comprato, e vi ho promesso di farvi tutorial con queste tinte che sono molto molto particolari. Iniziamo quindi da adesso e appunto spero che alcune di voi che me l'hanno richiesto saranno accontentate con questo video. La cosa bella delle tinte è che non c'è bisogno di matita, perché vengono con un applicatore talmente preciso che riuscite proprio a dare la forma alle labbra. L'unica cosa che vi consiglio di fare è applicare un leggero strato di burro cacao prima di applicare la tinta. Io in realtà lo faccio all'inizio del trucco, perché poi così quando vado ad applicare la tinta verrà completamente assorbita. Se non applicate nulla, un primer o un leggero burro cacao prima, quando applicate la tinta io mi sento con una sensazione brutta di super secchezza, mi lecco continuamente le labbra, sono proprio scomoda, non riesco a sopportarle, me le tocco, me le strofino. Questa tecnica aiuta ad alleviare un po' quella sensazione di secchezza che possono portare le tinte, e la vado a tamponare leggermente con un fazzoletto di carta. Adesso posso applicare la tinta. Questo conclude il look, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato datemi un pollice all'insù e non dimenticate di seguirci sugli altri social, a me e mia sorella, e vi lascio tutto alla fine del video. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video, che sarà un video per le feste di Natale, anche se anche questo in realtà può essere un trucco per le festività. E io vi mando un bacio come sempre e ci vediamo al prossimo video, ciao!